Ciao gente! No, rifacciamo. Ciao gente! Come leggerete da qui sotto, voglio farvi un haul misto. Diciamo che in quest'arco di tempo ho fatto delle spese folli. Diciamo che è stata la mia rovina, però delle volte ci vuole, gente, ci vuole. Io direi di partire. Mac, lo so, qualcuno di voi dirà, non ti si sente più citare MAC, è vero gente, da quando è subentrata Fenty Beauty mi sto innamorando veramente tantissimo di questo brand, cioè sono del parere che Rihanna l'abbia creata appositamente per me perché io mi ci sto trovando bene a livello proprio generico di prodotti, quindi per il momento non ho che dire cose positive. Sono stata da MAC qualche settimana fa ed è stato bellissimo perché a parte l'email mi è arrivata da parte di Make Up Passione 1986, io ti saluto tesoro, ci stiamo scrivendo, ci stiamo messaggiando, ci mandiamo i video direttamente, andate a trovarla nel suo canale perché vi assicuro è bravissima ed è veramente carina. Mi ha avvisato, mi ha detto guarda che fanno questa promozione da MAC e sapevo che praticamente la promozione consisteva nel fare una spesa di 30 euro mi sembra e vi regalavano un prodotto. Ora io non è per dire niente, ma spendere 30 euro da MAC è veramente impossibile. Quindi che cosa ho preso? Questi sono i prodotti, non vedete un prodotto perché praticamente è stato un regalo per la mia capa, vale a dire questo, vedete questo borgogna viola scurissimo, sketch è famosissimo come ombretto. Quello che ho preso io sono state queste cose qua, ovvero ho ripreso il mio correttore Pro Longwear di MAC, terzo prodotto escludendo sketch è stato comprare lui, questo gloss, di questo perché? Perché io cercavo un gloss da poter applicare in questi giorni che vado al lavoro e volevo iniziare a provare il lip gloss e sono partita con Lust, bello, non ha niente di particolare gente, è soltanto un color carne come lo vedete, è senza glitter, senza niente, così bello, carino, però devo essere sincera gente e io ripeto, non è perché è Fenty Beauty, non è perché è Rihanna, ma il suo gloss è mille volte meglio, lo adoro di più. Cosa mi hanno regalato? E io alla fine sono andata a scegliere un altro lip gloss e in questo caso parliamo di New Galaxy. Se già dal nome potete capire che non è un gloss quanto carino e delicato, ma è questo gloss che è, vi assicuro, come lo vedete è questo celeste grigiastro pieno zeppo di glitter. Poi gente, piccolo sfizio personale, sono stata da OVS per... ho trovato lui, pennello di Make Up Forever, scusate, Make Up Revolution, come vedete è così, è molto figo, devo essere sincera. E che volete vedere gente, Pandora o Fenty Beauty? Partiamo da Pandora. Se seguite Pandora sapete che adesso c'è la promozione che se andate e acquistate due gioielli, il terzo meno caro ve lo regalano. Potevo non approfittare? Questa promozione è arrivata diciamo un po' a fagiolo perché con mamma noi avevamo un anello che era della linea di Rebecca, sapete che all'epoca erano usciti questi anelli con i pendenti. Il problema è che ci siamo resi conto che è un anello che dovevate metterlo solo per sta così. Allora siamo andate e abbiamo acquistato l'anello ed è questa fedina qui che vi assicuro, devo dire che all'inizio a vederla a me non piaceva. Poi l'ho provata, mi sono dovuta ricredere gente, mi piace proprio tanto. Col fatto che sono due anelli c'era il terzo anello in regalo. Ho scelto l'anello che volevo tantissimo ed è quest'altro qui, che devo dire mi piace tantissimo. Oggi, partendo con ordine, sono andata a ricomprarmi il bracciale, però ho preso questo che c'ha la parte decorata con i fiori all'interno. Ho preso un altro anello, mi piaceva questo gente. Allora io non sono tanto per queste cose tipo cuori, stelle, quanto mi piaceva l'idea di questo anello che c'ha il foro e all'interno del foro ci va quest'altro anello con il cuoricino. Mi piaceva troppo che si potevano unire e nel caso puoi anche portare questo da solo e pure questo da solo. E poi mi piace proprio il discorso di che è oro rosa. E ovviamente mi hanno regalato questo anello qui.
quello che costa di meno, perché il concetto è quello. Andiamo a completare, gente, Fenty Beauty. Ta-dam! Ripeto, se volete già vedere il primo video, vi ritrovate tutto qua. Le cose più importanti sono i campioncini che mi hanno dato, perché vi assicuro, questa volta mi hanno dato veramente delle cose stupende. Come al solito, un campione di un profumo, in questo caso Scandal. Altre due maschere comunque purificanti della Sephora. Mi hanno dato un campione della matita Makeup Forever per il contorno labbra, quindi dovrebbe non farti sbordare il rossetto. Poi di Dior, quindi lo struccante. Poi mi hanno dato questo set di Dior, tre rossetti, tre campioni di rossetti di Dior. La pochette! Quando aprite dentro, un campione della Glow Better, che praticamente è la nuova maschera viso da risciacquo, un trattamento per il contorno occhi e infine 15 ml di prodotto di crema sorbetto della Dior, che è la nuova linea che poi è uscita adesso. La domanda esatta sarebbe: ma quanto hai speso per ricevere tutte queste cose? Gente, io ho speso 190 euro. Questo è tutto quello che ho preso. Fatemi dire che levo questa, perché questa è la cipria, già ve la mostro nel primo video. L'ho presa per la mia collega. Fatemi dire che in questi giorni ho visto e rivisto di nuovo altri video dedicati a questo brand, che io sinceramente, ripeto, mi sto trovando benissimo. Però mi rendo conto che ognuno c'ha il proprio parere, ed è anche vero però che andare a lamentarsi di un brand che si sa che è stato studiato magari in un determinato modo è un po' inutile. Dico questa cosa perché sinceramente il fondotinta io lo sto amando, e contate che comunque è studiato per chi ha la pelle come me, quindi grassa mista, non per chi ha la pelle secca. Comunque, tra questi video io ho visto il video di Hale Hilton, che io, sapete, adoro. Mi ha fatto scoprire uno o due prodotti che non mi aspettavo mai di rimanere a bocca aperta, ovvero... Intanto partiamo dal rossetto, questo è uno di quelli che mostra lui, Spanked devo dire che è il rossetto che sta andando per la maggiore. Ho visto tanti video dedicati ai rossetti di Fenty e tanti parlavano di prodotti iper secchi, iper duri da applicare. Ora, per carità, gente, ognuno deve testare, deve provare, ma mi sa che però allora c'è qualcosa che non va, perché non è possibile che tutti parlano male di questi prodotti e poi arrivo io, oppure arriva Hale Hilton e diciamo l'esatto opposto. C'è qualcosa che non va, gente, cioè. Comunque, il prodotto è questo qui e il pack è questo qua. Come tanti, anche io dico, è vero, è iperplasticoso. Era bello perché all'inizio c'aveva pure il loghetto FB davanti. Su di me, vedete, Spanked, è così. È così. Questa è tutta la grandezza del rossetto, eh. Devo dire che c'ha ragione Ale quando dice che riuscite a fare tranquillamente l'applicazione. Però è anche vero che 1.7 grammi di prodotto non si può sentire, gente, per 17 euro. Piccola impressione generale: mi piace. Allora, gente, intanto applicazione facilissima. Idratante, però è quell'idratante che si fissa ma rimane morbido. Terza cosa, gente, io l'ho applicato che erano le 12. Ci ho mangiato, mi sono riposata, sono uscita e adesso sono le 6:05. Che volemo di? Mi piace. Poi, gente, secondo prodotto. Lui, il famosissimo illuminante. E che coglioni, devo aprirlo. Lighting, Dust e Fire Crystal. Tutti hanno comprato questo prodotto. Mancavo solo io. Ovviamente, solito specchio. Prodotto stupendo. Bellissimo, poi l'ho provato al negozio, è qualcosa di fenomenale. Questo è totalmente diverso da quelli che ho e non vedo l'ora di provarlo, di testarlo. Cioè, è stupendo, è veramente bello. Poi, gente, questo è tutto colpa di Hale Hilton. Terzo illuminante in stick, e parliamo di confetti. Se andate a vedere il suo video, ha mostrato anche lui Trophy Wife. Ma quando ha mostrato questo, gente, proprio ho detto: oh mio Dio, è l'illuminante che voglio. Veramente figo. Allora, vederlo così non è niente, gente. Su di lui aveva questo effetto stupendo, tipo Trophy Wife, cioè che all'inizio è potente e poi dopo che si è ben levigato bene sul viso,
ha un effetto stupendo. Già mi sono detta che non lo voglio applicare direttamente perché tende poi a sporcarsi proprio lo stick. Andrò a prelevarlo e poi ad applicarlo. Tant'è che ieri sono andata a fare la spesa e oltre a riprendere la mia acqua micellare, questa di Garnier però così, ho preso due spugnette. Allora, la prima volta che sono andata a vedere Fenty Beauty non c'era la parte del corpo e qualcuno di voi mi ha chiesto: cosa ne pensi dei prodotti per il corpo di Rihanna? Sorvix ne ha parlato, però dice di essere un prodotto appiccicoso. Parlandone con una commessa mi ha detto: guarda che il prodotto rimane appiccicoso se lo applichi con le mani, non se lo applichi con il pennello. Non ha tanto senso questa cosa. Proviamo. Alle brutte ho fatto una spesa folle, ho buttato i soldi, però mi tengo un prodotto che posso comunque sempre utilizzarlo anche sul viso. Allora, gente, io di quella linea ho preso questi due prodotti. Ho preso lui perché, gente, cioè io questo Kabuki, come l'ho visto, cioè è stupendo. Ah, è il 160 e non potevo non comprarlo. Lo sapete, il viola, il lilla, tutte ste cose così a me mi fate morire. Guardate, oh mio Dio, è bellissimo. E ovviamente è un pennello che potete utilizzare sia sul viso che sul corpo. Infine lui, l'illuminante liquido, cioè mamma mia, guardate, cioè il pack è fantastico, eh, cioè vi dico che è un tripudio di glitter, cioè questo, gente, è una tonalità che penso, se vi abbronzate come me, è stupendo. Dura 12 mesi e sono 90 ml, gente. Sinceramente il prezzo allora è pure troppo poco. No, l'odore è buonissimo. Così, e qui vedete, ci avete il pump. Sta arrivando, eccolo. Allora, questo è il prodotto, gente. Madre divina! Mi piace l'effetto glow, che è bagnato. No, vabbè, gente, l'odore è stupendo. Cioè, questo qui ha un effetto, vedete, bagnato, però iridescente, delicato, non è troppo. Ritorniamo sempre lì, non è pacchiano, non è volgare. Ancora non si è asciugato. Che ci abbia ragione Sorvix, che rimane comunque sempre appiccicoso. Però l'effetto è stupendo, che è bellissimo. Mi piace perché ha questo effetto bagnato, glow. Pensate quando sono un po' più abbronzata, cioè secondo me questo è fantastico. Io a sto punto, gente, ho finito come al mio solito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, aspetto di sapere la vostra, aspetto di sapere se avete delle domande. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!